Bella ragazzi, come sempre è Zam che vi parla. Oggi sono qui con un nuovo video. Come potete vedere si tratta di MV3. Questo è un gameplay veramente molto vecchio, l'ho ritrovato così spaziando nel mio hard disk. Si tratta di un 32-3 mi sembra. E diciamo che sto usando questa partita perché alla fine era quasi una mob, diciamo, mi saranno mancate poche kill per prenderla, e se c'è qualche malato che ha voglia di contarle, faccia pure, almeno so quante ne mancavano realmente. Comunque, prima di introdurvi l'argomento principale, volevo spendere due parole, sebbene non lo meriti nemmeno, su un discorso da fare riguardo ad un tizio che ha fatto un video incazzatura su di me perché avevo un'opinione diversa su di lui riguardo Splinter Cell Conviction. Io nel mio video delle tre avevo detto che secondo me da Conviction la serie di Splinter Cell si stava semplificando sempre più, puntando sulla spettacolarità, e lui ha detto: come ti permetti di spalare merda sul mio gioco preferito? Non puoi, ma ti ammazzo di qua, di là. Ha cominciato a mandarmi messaggi, vabbè, un po' con insulti, un po' tutti incazzati. Dopo gli ho cominciato io a rispondere insultando perché davvero non avevo le palle piene di sto tizio. E alla fine è andato a fare un video incazzatura contro di me, giusto per farvi capire a che livelli stiamo arrivando in questa community. Giusto perché uno adesso non può più nemmeno esprimere la sua opinione, deve ricevere un video incazzatura da parte di un altro. Va bene, comunque, chiuso questo discorso, passiamo all'argomento principale di oggi, che è, diciamo, l'influenza della stagione estate sulle mie scelte videoludiche. Diciamo, questo perché? Perché ci ho fatto caso che ogni volta che arriva l'estate perdo un po' la voglia di giocare online e ho sempre più desiderio di giocare a titoli in single player. Questo perché? Perché durante l'inverno, bene o male, quando c'è la scuola, c'è diciamo meno tempo per giocare. Di mattina non è che puoi stare a casa a giocare, o di pomeriggio fino a quando non si esce. Perciò, diciamo, durante l'inverno preferisco giocare a titoli online, fai molte più partite, ti diverti anche di più, visto che hai meno tempo per giocare. E invece d'estate, visto che ho, ecco, un po' più di tempo, diciamo la mattina, nell'arco di tempo che va dall'una e mezza alle 4 fino a quando esco, ho un po' più di tempo per giocare, perciò preferisco divertirmi su titoli in single player. Ed è appunto questo che volevo chiedere anche a voi, se in questi periodi... Cos'è? Uno scherzo! Se in questi periodi estivi anche voi ritrovate un po' la voglia di giocare quelle campagne belle corpose. Per esempio adesso mi è arrivato Mass Effect 3, sto giocando praticamente solo a quello, perché a parte che è un gioco che mi prende, vabbè, la saga di Mass Effect è sempre piaciuta, stupenda a mio parere, una trama che solo BioWare poteva fare, veramente molto originale, molto divertente. Però appunto, ecco, è un gioco in single player con questa campagna che dura sicuramente più di 10 ore. Ecco. E poi non so, ho ritrovato anche la voglia di giocare giochi tipo Assassin's Creed, quei giochi che giochi una volta, poi lasci passare un po' di tempo e ti prende una voglia assurda di comprarli. Altro discorso che si allaccia a questo è il fatto che io non venda mai i giochi che compro. Innanzitutto per, diciamo, vabbè, un valore affettivo, perché sebbene mi facciano cagare, alla fine ci ho giocato, ogni gioco mi ha dato qualcosa e mi ricordo qualcosa di buono di esso. Secondo, per il valore effettivo, perché cioè quel gioco l'ho pagato, metti 50 euro, e se lo vado a rivendere al GameStop mi danno 10 euro, dove cazzo è il guadagno? Anche se è un gioco di merda, cioè perché ormai i soldi li ho buttati, non vedo perché debba regalarlo proprio a quei ladroni. Cioè, non lo so. Perciò volevo chiedervi anche questo: innanzitutto il vostro, appunto, orientamento videoludico durante i periodi in cui avete più tempo, e secondo, se vendete mai i giochi che comprate, perché... Personalmente l'ho fatto due volte in passato. Ho venduto un gioco che non so, mi aveva rotto, mi aveva stufato per quanto ci avevo giocato, oppure non mi piaceva in quel periodo. Poi me ne sono pentito perché quando cambia periodo cambiano le voglie, così non ho più voglia di giocare a un gioco ma di un altro e di riprovare quello che ormai non ho più. Appunto mi ci tirava un po' il culo, perché cioè dico: l'ho venduto, adesso che cazzo faccio? Ricomprarlo o non lo ricompro sicuro? Però se ho voglia di giocarci, che faccio? Me lo scarico, se c'è. Però non sempre ci sono, anche per PC i giochi. Sto pensando per esempio a... Vabbè, non l'ho mai venduto, però se per esempio vendessi giochi come Red Dead Redemption, che la Rockstar non fa per PC, poi sicuramente dopo un certo periodo mi verrebbe voglia di rigiocarci, non potrei farlo. Quindi sarei rimasto un po' così inguaiato.
Perciò fatemi sapere le vostre opinioni, sono ansioso di conoscerle. E per quanto riguarda il rotto Premier League, non dovrebbe mancare molto alla conclusione, mi sa, altri 4-5 episodi. Perciò devo riuscire ad inventarmi una nuova serie per quest'estate, in cui appunto adesso quando inizierà un po' la stagione del mare, ci siamo quasi, ci sarò davvero poco, non ci sarò più nemmeno di mattina, perché se si parte alle 7 e si torna alle 8 di sera, poi si esce anche dopo cena. Capite che il tempo manca un po' e in quei pochi giorni che posso giocare, ecco, magari riuscire a registrare qualcosa in anticipo non sarebbe male, perché nei giorni in cui potrò giocare magari cercherò di fare qualche gameplay su COD, o su FIFA. Quindi, boh, non so, fatemi sapere un po' voi cosa potrei fare, perché davvero sono a zero idee. Magari una serie che non impieghi molto tempo e che sia divertente. Boh, sto pensando a Minecraft. Però ecco, io non ci ho mai capito un cazzo di Minecraft, sono scarsissimo. Giusto per darvi una linea guida, fatemi sapere voi cosa vorreste vedere. E spero che questo video vi sia piaciuto. In caso vi sorta, lasciare un bel mi piace, un commento, se non avete ancora fatto, ad iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo col prossimo video. Bella ragazzi, ciao da Zampetti, bella.